Grosso. È pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, palo d'arrivo! Gol! Materazzi! Gol! Materazzi! Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! Fabio, ma l'avevamo dimostrato subito, perché la squadra è viva, c'è, sta benissimo in campo. Sfruttare le palle da fermo, loro sono disattenti, non riescono a marcare bene come marchiamo noi. Bravissimo Marco Materazzi! Secondo gol nel mondiale per Materazzi! 1-1, l'abbiamo ripresa subito, 19 minuti. E con grande merito, Vieira, sempre lo stesso difetto anche nel nostro campionato, si fida troppo della sua altezza, non sente mai l'uomo, Materazzi stacca meglio di lui. Ma dimmi, qual è stata la partita in cui hai avuto più difficoltà, diciamo, ad affrontare quale avversario, quale squadra in questo campionato del mondo? Forse è preparare questa partita, perché adesso lo posso dire, è inutile nascondere. Io stanotte mi sono addormentato alle 7 di mattina, sono andato, e non sto scherzando, 28 volte in bagno, e mi sono messo un cubetto di ghiaccio e lascia stare. No. Diciamo dove, va. È stata una roba brutta, ma proprio brutta. Ed è per questo che adesso spero che dopo questa lo passate tutte, però è stato un massacro. Giampiero Galeazzi vuole fare una domanda a Rino. Vai, sta arrivando Lippi, tra l'altro. Giampiero! Lo sai che sei l'emblema insieme a Cannavaro di questi campionati?
Tu Diavo. Sei veramente da, mi fai da sentire, esportazione. Giampiero, fammi sei un atleta olimpionico, secondo Giampiero, me. Hai superato ogni limite. Sei troppo Giampiero, forte, guarda. Giampiero, ti prego, fammi sentire, campioni del mondo. Campioni del mondo e dopo me ne vado fuori. Guarda, che te ne va, io faccio campione del mondo, però siccome il buon il Marco Civoli l'ha fatto per una volta, io pensavo lo facesse quattro volte in telecronaca, io te lo faccio una volta sola. Sei campione del mondo. Grande! Campione del mondo, campione del mondo. Grande! E guarda, te lo sei meritato, sei una bagnalone sei.